Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Ciao Claudio e Pedro e Marco. Ciao. Dietro la telecamera. Oggi vi volevamo presentare, volevamo portare una scarpa che conoscerete già, ma che non ha tanto hype attorno. Nonostante non abbia tutto questo hype attorno, il nostro Pedro la compra, perché Pedro compra scarpe, non segue l'hype, ma compra scarpe di grande qualità. E questa è una scarpa di grande qualità, realizzata veramente bene. Stiamo parlando delle New Balance 574, modello classico che conoscete tutti. Le abbiamo in due colorway diverse. Pedro, dici innanzitutto dove le comprate? A Foot Locker. Foot Locker. E in un altro negozio sportivo, Intersport. Intersport, quindi sicuramente le trovate lì. Se non su tantissimi altri siti. Price sì, point New Balance. New Balance. C'è lo sconto del 15% se ci si iscrivono alla newsletter. Iscrivetevi alla newsletter. Quindi price point, listino intorno ai 90 euro. 90 euro di retail, ma i materiali sono veramente veramente ottimi. Si giustano anche a meno comunque. Perfetto. Facciamo. Andiamo a vedere le due colorway, vai. Spam! Ragazzi, ecco a voi le New Balance 574. Le vediamo in due colorway, nella colorway grigia, nella colorway chiamiamola nevi, chiamiamola sì, in canvas queste. Di queste ci sono quattro modelli in jeans, perfetto. Il marrone ma è sempre marrone, c'è cioè blu, nero, bordeaux e grigio. Ok. Queste invece ci sono dello stesso colore con variazioni diverse, quindi sul grigio, sul blu, sul rosso. Top. Interamente in pelle e nabuc, veramente veramente ottima come qualità. Tutto qua attorno ancora pelle. Dietro abbiamo un il counter, chiamiamolo un blocco per la caviglia in plastica, ancora pelle, tutto con veramente cuciture d'ottima qualità, anche qui pelle viva, veramente veramente di ottima qualità. L'insole nera, la linguetta anche qui interna in mesh e la linguetta esterna in nabuc. Gli inserti in pelle marrone sulla linguetta. La suola esterna non offre, diciamo, grandissimo grip, per cui è una scarpa assolutamente casual, niente più di una scarpa casual. Ma veramente i materiali sono ottimi, ragazzi. Anche i lacci sono di ottima qualità. Devo dire che sono anche cerati i lacci. Per queste altre abbiamo detto il top in canvas, in jeans. Abbiamo i nostri inserti in pelle sulla N interna ed esterna. Richiamo sempre in pelle sulla linguetta. Anche qui lacci cerati, piatti. Pelle sul retro della scarpa, la scritta New Balance, l'insole interamente blu con l'interno in mesh, l'outsole in gamma, quindi in gomma. Anche qui il grip è assolutamente simile all'altra, assolutamente identico all'altra, quindi una non è una performance shoe, ricordiamo, una casual shoe. Che dire, scarpa iconica a livello riconosciuta da tutti, conosciuta in tutto il mondo come modello, a livello delle Stan Smith, a livello delle Jordan, delle Superstar, comunque una scarpa iconica, delle Air Max, conosciuta, diciamo. Sicuramente, come abbiamo detto, poco hype attorno a questa scarpa, volevamo parlarne per la qualità dei materiali, che è veramente incredibile. È difficile descriverli, però al tatto sia la parte in canvas che la parte scamusciata sono veramente, questa è molto morbida, quindi le cuciture sono realizzate veramente bene, non c'è un punto fuori o della colla fuori posto, veramente veramente realizzate in maniera ottima. Complimenti, thumbs up per New Balance, veramente ottima ottima qualità. Come le metti tu, Pedro? Tu che sei... Sono delle scarpe che si abbinano molto con un outfit elegante ma non troppo formale, quindi se si vuole staccare stanno comunque molto bene. Se si vuole mettere magari una giacca sportiva o in camicia, potete mettere a lavoro, potete metterle in occasioni magari delle serate particolari, nonché comunque vanno benissimo anche per un outfit sportivo, perché sì, alla fine sono, a me ha sono comunque sportive. Ho molto questa inizialmente, questa in canvas, quando l'ho vista esposta a Foot Locker mi ha tirato molto, poi l'ho presa in mano, ho avuto la conferma dell'ottima qualità dei materiali, la tengo come scarpa
non eccessivamente sportiva, ma quando insomma voglio essere un po' più elegante, informale. Una scarpa ovviamente non traspira tantissimo come un Ultra Boost o come altre scarpe. Non è ammortizzata, non è una scarpa da performance, non è una performance shoes, è una scarpa casual. Non immaginatevi naturalmente grande ammortizzazione, ammortizzazione nel tallone. Sicuramente la soletta è molto morbida, ma non ha questa ammortizzazione. Per quanto riguarda la vestibilità, consigli la propria taglia? La vestibilità, io ho mezzo numero in meno rispetto alle Adidas e alle Nike. Consigliamo per il Nabuc o per lo scamosciato questo prodotto della Crepe, che è fantastico, Crepe Razor si chiama, per Nabuc e suede, lo vedete? Aprite la confezione, c'è dentro una gommina, faremo anche un tutorial per questo, e potete andare a togliere tutti i graffi, tutti i segni con questa gomma, vengono via tutti i segni dal Nabuc e dallo suede. Questo è solo per Nabuc e suede, non è per pelle, non è per mesh, non è per flyknit, non è per nessun altro tipo di materiale se non per Nabuc e suede. L'abbiamo provato ed è ottimo, faremo anche un video, un tutorial, lo pubblicheremo poi su questo canale. Veramente veramente ottimo questo prodotto, consigliatissimo, della Crepe. Crepe e Razer, mi raccomando. Vi lasciamo all'On Fit Review, così vedete come calzano, e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Sotto link Instagram, Facebook, Telegram, unitevi al nostro gruppo Telegram, tutti qui sotto, i social che abbiamo, parliamo con i social, ci scrivete in tantissimi, rispondiamo, e mi raccomando mettete mi piace al video, fate subscribe, diffondete pure il video sui vostri social, sui vostri canali, ai vostri amici, ci fate un piacere. E soprattutto andate sul sito New Balance, che ci sono tantissimi modelli, vale la pena comprarli. Ottima qualità. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.